Ciao, ciao a tutti da Andrea Grisa e dalla truppa di Benvenuti a Cortina, il magazine di Cortina d'Ampezzo. Siamo ad un bivio, giornata bruttissima, settimana bruttissima, e come vedete infatti non abbiamo gli sci ai piedi, non abbiamo le nostre racchette, non abbiamo il casco ma il cappuccio che ci copre e ci salva da questa pioggia neve. Dicevamo, siamo ad un bivio, andiamo a sinistra verso il passo Falzarego o a destra verso il passo Giao? Mi sa che qui torneremo a Cortina d'Ampezzo perché i passi sono chiusi, weekend in alta quota, ma noi scenderemo a valle per presentarvi questa puntata di Benvenuti a Cortina. E prima di cominciare, un saluto ad una nostra meravigliosa telespettatrice che ci segue fin dalla prima puntata, si chiama Mirella, tutti insieme, Mirella, Mirella di Feltre. Ciao Mirella, grazie per essere sempre dall'altra parte del piccolo schermo. E allora cominciamo questa puntata con un servizio istituzionale. Un ospite dall'amministrazione comunale, è la volta di Luca Alfonsi, assessore ai lavori pubblici, al commercio, polizia locale, project financing e sistemi informatici. Quanto lavora quest'uomo! Luca Alfonsi su Benvenuti a Cortina, con una formula tutta nuova, perché lo abbiamo intervistato mentre andava in giro per Cortina d'Ampezzo sugli autobus. Luca Alfonsi. Questo è il comune dove siamo tornati dopo qualche anno di ristrutturazione, finalmente siamo a posto, abbiamo quasi finito, gli uffici sono in ordine. Cortina d'Ampezzo è la località turistica forse di tutte le Alpi che ha una maggiore offerta commerciale dal punto di vista sia dei negozi che degli esercizi pubblici, e cioè dei ristoratori e dei bar. Grandi firme della moda, commercianti, per fortuna siamo riusciti, con un po' di fortuna e anche un po' di accortezza, a mantenere un'offerta commerciale che sia abbastanza tipica, molto tecnica sullo sport, per esempio, insieme a Cesare Battisti, con delle firme ma ragionevolmente spalmata su più merceologie. Ecco, ci sono, tenete presente, qualcosa come 150 negozi. L'ora del caffè, quest'anno la stagione è un po' sgranata perché con una Pasqua che cade il 24 di aprile la stagione è più lenta, è più lunga e quindi è più difficile. Per adesso le notizie sono abbastanza buone, anche se un bilancio bisognerà farlo almeno i primi di aprile, insomma. Come un vecchio ha un vecchio comune, ha una nuova sede. Qui c'è la sede dell'UNESCO, questa sede prestigiosa, Cortina e le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità. Erano i locali dove stava l'assessorato ai lavori pubblici prima, che si è trasferito adesso in altri locali in largo Poste, e siamo orgogliosi di questo. Non mi piace, è un luogo brutto, sembrano dei palazzi di New York. L'impressione che ho avuto io è stata condivisa da molti, stanno lavorando per modificarlo perché sulla stampa anche sono uscite alcune lamentele. La vita di Cortina si svolge sostanzialmente nei villaggi. A Cortina, che è inteso come paese, in il centro del paese si veniva poco. La vita di Cortina è sempre stata fatta nei villaggi, che sono rimaste piccole comunità, ci sono dei capivilla tuttora, i quali fungono da rapporto tra l'amministrazione comunale, per esempio, e i cittadini del villaggio. Molto bene, molto bene, molto bene. Voi venite in centro sempre con l'autobus? Siamo contenti. A piedi anche. E anche a piedi. Le richieste più frequenti sono legate all'asfaltatura di alcuni piccoli tratti di strada, al mantenimento dei marciapiedi, alle staccionate, alla qualità della vita del villaggio. Molto l'illuminazione, la presenza di idranti per lo spegnimento di eventuali incendi, sono tutti molto sensibili a questo, essendo molte abitazioni fatte ancora in gran parte di legno. Il capovilla si raccorda con l'assessore dei lavori pubblici e fa una sintesi delle necessità del villaggio. Sani! 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 Il marciapiede ci siamo, ci siamo quasi, sì. Ma sa quanto costa? Costa tanti soldi, li abbiamo adesso. No, no, lo facciamo, garantito. Il marciapiede lo facciamo. E il marciapiede che collegherà proprio Alverà al centro.
L'importante è essere presenti sul territorio, conoscere per quanto possibile le necessità che vanno dalla panchina alla fermata dell'autobus, e in questo modo si collabora e si fa un paese migliore. Il modo più comodo per girare a Cortina, prima di tutto a piedi, secondo è l'autobus. Questo è lo Schiobus, Falori e Tofana, Freccia nel Cielo, e quindi anche per andare a sciare si sta comodi, un metodo di spostarsi e di andare a sciare che io suggerisco. L'assessorato dei lavori pubblici è un assessorato, io lo dico sempre, è essenzialmente di lamentela propositiva, e sto cercando di fare un lavoro capillare sul territorio, controllando le piccole cose che mancano. Mi piace l'assessorato delle piccole cose, ecco. Come vedete l'autobus è pieno. La cosa singolare è che sono tutti stranieri sull'autobus oggi. Benvenuti a Cortina a tutti quanti, welcome to Cortina. Adesso la mia giornata inizia, quella lavorativa, lascio voi, vi ringrazio e vado a lavorare. Arrivederci, buona giornata. Sinceramente meglio così, anche perché siamo un po' raffreddati, quindi dall'incrocio che ci ha portato a Pocol siamo scesi, siamo tornati a Cortina da un pezzo e approfittiamo per portare la nostra attrezzatura a una revisione totale dal nostro amico Skiman Service, Igor Scappin, che speriamo sia qui. Buongiorno, ciao ragazzi. Come va tutto? Igor delle mie brame! Ciao, come stai? Ciao Andrea, bene? Ciao, buongiorno allora, a tutti. Allora, guarda, oggi, approfittando di questa brutta giornata, abbiamo portato la nostra attrezzatura, i nostri sci, per una revisione, perché mi sa che... Per una revisione, ai. Qui bisogna sicuramente fare le lamine, e poi dopo vedi tutte queste righe che hai fatto... Sciando, questo sì, è da rifare. È il mio stile, è il mio stile. Si vede perfettamente, ecco qua, guarda. Senti, possiamo vedere un po'? Sì, cosa vuoi che facciamo una cosa? Uno sci esatto, facciamo la storia della riparazione dello sci. Perfetto, ottimo. Benissimo. Allora, che caldo che c'è qui, oh. Ragazzi, sai. Mamma mia. Loro come si chiamano? Allora, Michele, detto Tegolina per gli amici, e Angelo. E Angelo, anche loro sono stati certo, i nostri certo. assistenti, lo saranno ancora per tutto l'inverno, perché naturalmente torneremo a sciare. Ma entriamo a Skiman Service. Allora, noi qui abbiamo il nostro importato da Roccaraso. Salve, buongiorno. Da Roccaraso. Roccaraso. Provincia di? L'Aquila. Maurizio del Castello, Bubi per gli amici, praticamente in tutto il mondo è Bubi. E lui da 2 anni ci segue tutto il laboratorio, la riparazione. E adesso consegniamo questo paio di sci. Bubi, bisogna mettere a posto questo paio di sci di Andrea. Perciò gli com'è, facciamo... Bubi? Insomma, è un po' malvisto. E mentre i nostri sci sono sotto le mani di Bubi, andiamo a guardarci le meravigliose fotografie di un altro fotografo di Benvenuti a Cortina. È la volta di Maurizio Dardier. Il commento in voce è del grande Harry De Luca, che tra l'altro presenterà quest'anno la 25esima edizione della Montagna Libri del Film Festival di Trento, la musica di Stefano Bollani. La montagna è un immenso deposito di avventure, di storie, non solo di avventure sportive, anche di avventure umane, di umanità che si è piazzata in questi posti scomodi a tirare avanti con quell'ambiente ostile, difficile, povero, una storia eroica di popolazione di montagna.
L'8 marzo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Cortina in Croda. La telecamera di Alessandro Manaigo è passata da quelle parti in sala consigliare. Il servizietto! Si apre ufficialmente, terza edizione, colore rosa dopo il rosso Scoiattoli e l'azzurro Cortina. Una manifestazione che sarà anche quest'anno ricca di novità, ricca di personaggi, non dico famosi, ma comunque interessanti. Anticipo già quella che sarà l'opinionista di quest'anno, la Dacia Maraini, per cui diciamo continuiamo su un livello alto dopo Corona e Eri De Luca. Avremo delle serate un pochino più particolari con degli inserimenti video un po' nuovi, per cui vi aspetto tutti luglio-agosto, Cortina in Croda, terza edizione. Allora, qui parete dedicata con fotografie, eccetera, chi è passato da queste parti, Christian Ghedina, eccetera. Ecco, parlavamo degli anni 80, ecco, 1981. Ecco qui. Qui c'è un mitico, il mitico Fileno in squadra nazionale. E beh, qui ci sono un po' tutti gli amici, Paese, certo, beh, Alberto Tomba, Christian Ghedina, sì, Riccardo Patrese. E qui c'è un hockeyista, però. E questo sì, adesso lo andiamo a scoprire su di sopra. Tuo figlio Igor. Sì, Omar. Ciao. Che da 2 anni è qui con me e appunto è addetto agli scarponi, a questa personalizzazione degli scarponi. Adesso stava lavorando proprio su uno scarpone. Su che cosa, Omar? Un problema di un maleolo. E vado a intervenire fregando la plastica dello scarpone che ha dello spazio per il maleolo. Un po' il dottore, no? Eh sì, che cura gli sì. Scarponi, esatto. Adatta proprio al piede e alle, esatto. Diciamo alla fisicità del piede. E mentre Omar continua a fresare, vedo qui uno scarpone che questo mi è ricorda mitico. Qualcosa. Questo sì. Questo è un regalo di un amico comune, cioè mio e di Alberto Tomba, ed è lo scarpone di Alberto Tomba. Quando andava giù, cioè praticamente questo è lo scarpone, quando si inclinava, lui toccava e allora già pensava quella volta lì di fresare tutto quanto. Io e lo scarpone di Alberto Tomba, su Benvenuti a Cortina, presentiamo la nostra rubrica dedicata alla cucina. Faremo scarpetta con lo scarpone di Alberto Tomba sul piatto che anche in questa puntata ci prepareranno gli alunni dell'Istituto Alberghiero di Cortina d'Ampezzo. Anzi, oggi mi sembra ci sia un dolce dedicato al carnevale. La ricetta di oggi è le fartaies, un dolce tipico ampezzano, più precisamente del Sestiere di Alverà, ma che viene comunemente anche preparato durante il carnevale. Lo prepara l'alunna Ingrida Dermisciai. Fartaies, ingredienti per 5 persone sono 250 g di farina, 150 di zucchero, 250 di latte, 3 uova, della marmellata, un pizzico di sale e aromi. Per preparare questo dolce non si impiegano più di 10 minuti. Rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e cominciamo a sbattere. L'importante è che lo zucchero sia ben amalgamato. Poi alla volta cominciamo ad aggiungere della farina e del latte. Una bella sbattuta energica e dopo gli aggiungiamo gli aromi. La vaniglia e infine un pizzico di sale. Con la nostra pastella andiamo a riempire l'imbuto e lo fermiamo col dito. Lo lasciamo e giriamo lentamente, lo lasciamo dorare e dopo lo giriamo. Un'opera d'arte. Ci mettiamo della marmellata di mirtilli o a piacere e dello zucchero a velo. Il dolce è pronto, fartaia. Molto delicata, cottura perfetta. Direi voto 10, brava Ingrida. Eccolo qua, il primo sci di Cortina 2017. Che dici? È già pronto per È già pronto, già pronto, da sci, già sciolinato tutto quanto, è già pronto. Qui vediamo naturalmente un ferro da stiro, chi lo può usare se non una gentil signorina. Che si chiama? Si chiama Dida. Dida. E lei arriva da Sestiere. Qui stiamo andando a sciolinare lo sci a ferro, come si dice in gergo. Con della sciolina di base e dopo di questo viene spatolata completamente, perché sembra un assurdo, ma prima si mette la sciolina e poi si toglie del tutto per andare ad applicare le varie scioline
per la competizione, e lì allora possono essere florate o medio florate. È giunta l'ora del consueto caffè che gentilmente ci sta preparando l'ospite di questa puntata in questi nostri lanci. Oggi non siamo sugli sci, la giornata non ci ha permesso proprio di salire in quota, quindi siamo venuti a salutare uno degli sponsor tecnici di Benvenuti a Cortina Caffè. Approfittiamo per lanciare il servizio della nostra Alessandra Segafredo, una F2D, un servizio dedicato al carnevale anche, ma soprattutto al Palio dei Sestieri di Cortina d'Ampezzo. A te Segafredo, una F2D. Ecco il caffè. Merci. Sport e tradizione di scena a fiamme per il palio invernale dei Sestieri d'Ampezzo. Per la prima volta dal 1936 il mini palio viene vinto dal sestiere di Chiale, il presidente Stefano D'Andrea. Questa è stata per me una grandissima soddisfazione, perché lo sapevamo che ci mancava questo tassello del mini palio invernale. Succede a volte che i sestieri, non solo quello di Chiave ma altri, abbiano delle difficoltà a trovare dei ragazzini e anche le squadre magari degli adulti, soprattutto nel campo femminile. Bisogna ringraziare molto, oltre che ai piccoli atleti, anche i genitori di questi atleti che credono in questo sport, bellissimo sport fra l'altro con il quale sono nati i sestieri nell'inverno del 1936, e i maestri di sci e lo sci club che comunque dà una grande mano. Per noi una grandissima soddisfazione e una speranza per il futuro. Il sestiere di Alverà ha vinto il palio femminile e maschile in una battaglia all'ultimo centesimo. Applaudire gli atleti, presente l'assessore Enrico Pompanini. Direi che oggi è veramente una giornata eccezionale per un connubio che funziona molto bene qui a Cortina, tradizione e sport insieme. I sestieri d'Ampezzo sono promotori di questo connubio, veramente ci mettono il cuore per organizzare manifestazioni come quella di oggi, il palio invernale, ma non solo, loro sono presenti sul nostro territorio tutto l'anno con altre manifestazioni come il palio estivo, le feste campestri, e anche a supporto di altre manifestazioni importanti come la Coppa del Mondo di Sci e la Dobbiaco Cortina. Da Fiammes la festa si è spostata in centro. Il corpo musicale di Cortina ha fatto da apripista alla sfilata degli atleti e dei carri folcloristici. Divertito il sindaco Andrea Franceschi. Ma sì, il palio di sestieri è un po' un appuntamento fisso della nostra comunità, che poi diventa anche un appuntamento turistico per quello che si fa qui in piazza, ma soprattutto un momento anche in cui si ringraziano i sestieri per tutto quello che fanno durante l'anno, ed è veramente tanto, e questi sono momenti appunto in cui ci si ritrova tutti insieme, si fa festa e si dà il giusto riconoscimento a chi lavora nell'ombra ma fa veramente tanto. L'assessore allo sport Herbert Huber. Cortina ha questo grandissimo patrimonio, sono le associazioni, i sestieri d'Ampezzo come nel passato hanno avuto grandi campioni che sono partiti dai sestieri, specialmente nel fondo proprio, quindi anche oggi abbiamo visto grande partecipazione dei piccoli, e insomma questo è l'aspetto più positivo sempre che i sestieri in particolare riescono a trasmettere alla comunità, quindi avanti tutta. Soddisfatto il presidente dei sestieri Nicola Belodisso. 1936-2011, 75 anni di sestieri, quest'anno facciamo i 75 anni appunto, un traguardo importante. I sestieri sono un gruppo, oltre che di volontari e di sport, di tradizione, è un gruppo di amici, sempre uniti, sempre che collaborano fra di loro, che si danno una mano, anche se poi quando è ora delle gare c'è il solito antagonismo. Alessandra Segafredo, una F2D. A te Gris. Igor, sembra uno spot televisivo questo, eh? Possiamo ingannare le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori. Che bella questa seggiovia! No, noi aspettiamo il bel tempo e naturalmente ringraziamo Igor Scapin e tutto lo staff di Skimmen Service. Questo è il più piccolo dello staff. Chi è? È il capo, Jacopo. Il capo. Questo è il capo, Jacopino. E allora vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Andrea Gris da questa parte della telecamera. Alessandro Manaigo dall'altra parte, dietro le nostre due telecamere. Quest'anno siamo davvero ricchi. Alessandra Segafredo, una F2D in redazione, vi ricordano che a Cortina d'Ampezzo siete sempre i benvenuti. Alla prossima puntata, e speriamo che il sole torni a baciarci, anche perché ci sentiamo più belli che mai. Ciao a tutti. Ciao ciao ciao. Diciamo ciao.